Segno 7, rubrica settimanale socio-religiosa in diretta, a cura di Paolo Bonci. Buonasera e bentornati a Segno 7, giunto quest'anno alla sua 30ª edizione. Nella puntata di questa sera, l'8ª di questa stagione, apriamo le finestre su uno scenario ben più esteso del nostro territorio fiesolano e aretino. Ci vorremmo affacciare sul mondo intero, in particolare riflettere sul ruolo che la città ha nel mondo moderno, con particolare attenzione a quella che può essere l'importanza dell'istituzione città quale mediatrice di pace. L'ispirazione di questa puntata ci è venuta dal convegno che un mese fa si è tenuto a Firenze, quando sindaci da tutto il mondo si sono riuniti per celebrare Unity in Diversity. Il sottotitolo del convegno recitava: le città sono pronte per costruire un mondo differente? Sindaci da tutto il mondo insieme per progredire nel dialogo tra le comunità, tutti uniti nella loro diversità. E proprio di questo vorrei parlare con gli ospiti di questa sera. Abbiamo con noi Enzo Cacioli, sindaco di Castelfranco Pianisco, e poi ci hanno raggiunto da Firenze il professor Mario Primicerio, ordinario di matematica presso l'Università di Firenze, ex sindaco di Firenze e presidente della Fondazione La Pira. Buonasera. E il dottor Giuseppe Matulli, assessore al comune di Sesto Fiorentino, ex sindaco di Marradi, di Scandicci, faccio sempre confusione, ex sindaco di Marradi e vice sindaco di Firenze. E bene, buonasera a tutti e quindi possiamo cominciare. Prima di andare a intavolare un dibattito sui temi del convegno, guardiamo un po' alla storia per capire da dove nasce l'invito che il sindaco di Firenze ha rivolto ai suoi colleghi per ritrovarsi in Palazzo Vecchio. Il periodo stesso è significativo. Siamo a inizio novembre, il 5 è l'anniversario della morte di Giorgio La Pira, ed è proprio nel professor La Pira che va cercato il motore primo del convegno. È nell'ottobre del 1955, infatti, esattamente 60 anni fa, che Giorgio La Pira organizza a Firenze il convegno dei sindaci delle città capitali. Il titolo di questa puntata si rifà appunto a questa esperienza, riprendendo un'espressione che La Pira userà un decennio più tardi, quando verrà eletto nel 67 presidente della Federazione Mondiale delle Città Gemellate: unire le città per unire le nazioni. Ecco, gli ospiti di questa sera sono tutti in modo più o meno diretto legati all'esperienza lapiriana. Uno di loro potrebbe ricordarci come nascono gli incontri dei sindaci delle città capitali, ad esempio il professor Primicerio. Sì, diciamo che ancora prima del 55 gli incontri delle città capitali nascono da un'intuizione che ha La Pira, il quale nel 1954 all'Assemblea della Croce Rossa Internazionale, invitato a parlare della protezione delle città d'arte in caso di guerra, dice: le città non appartengono a me che sono sindaco, non appartengono ai cittadini di oggi, non appartengono neanche ai cittadini del passato che le hanno illustrate con tante opere d'arte, ma appartengono ai cittadini del futuro. E quindi noi siamo soltanto dei tutori, in un qualche modo noi dobbiamo gestire un patrimonio che non ci appartiene, che appartiene ad altri e che non abbiamo il diritto di distruggere. Per cui nessuno ha il diritto di distruggere le città. E quindi la pace, l'impegno per la pace di La Pira è preso in quanto sindaco, cioè il primo dei diritti di cittadinanza dei cittadini di una città è quello di sopravvivere, quindi il diritto alla pace. E come tale l'amministratore pro tempore di questa realtà è colui che deve garantire questo essenziale diritto di cittadinanza. Quindi il ragionamento, diciamo con una specie di paradosso, come diceva Clausewitz a proposito della guerra, si potrebbe dire: la pace è una cosa troppo seria per lasciarla fare soltanto alla diplomazia.
Quindi bisogna affiancare la diplomazia, che pure è essenziale, con qualche cosa che viene dal basso, che viene dai destinatari e dai titolari di questo diritto di cittadinanza, cioè dagli abitanti delle città. Ecco, nel 67 la Pira a Parigi diceva: se l'unità delle nazioni ancora non è possibile, noi pensiamo che sia possibile l'unità delle città, il loro collegamento organico attraverso l'intero pianeta. Più avanti nella trasmissione chiederò ai nostri ospiti in che misura e con quali aggiornamenti la strada segnata dalla Pira sia percorribile anche oggi. Ora soffermiamoci piuttosto sull'analisi della situazione fatta dalla Pira. Ecco, la situazione attuale differisce da quanto descritto dalla Pira nel 67? Mi piacerebbe, ecco, suscitare tra di voi il dibattito proprio su questo. Oggettivamente nel 55 eravamo in piena di fronte a un mondo che era diviso fra due imperi. C'era il muro di Berlino e quindi c'era una dinamica tutta lì. E la cosa clamorosa di La Pira è che nel 55, in questo clima, lui riesce a far venire, invita e ottiene la risposta positiva all'invito dei sindaci di, non solo di qua e di là del muro, per capirci, ma addirittura il sindaco di Pechino, che non esisteva, nel senso che per il mondo occidentale Pechino faceva parte di una enclave della Cina, che poi magari era un'infinità di volte superiore alla Cina di Chiang Kai-shek, ma è quella che era riconosciuta la Cina di Chiang Kai-shek. Quindi anche rispetto a tutte le impostazioni, già quel fatto dimostrava che una città poteva essere e poteva fare dei gesti che intanto li faceva, come diceva prima Primicerio, li faceva affiancando fra virgolette la diplomazia, nel senso che faceva i gesti a cui la diplomazia poi non poteva che prendere atto, ma faceva un gesto che addirittura ebbe ripercussioni poi in tutto il mondo. Cioè, ma cosa sta succedendo? Allora qui questo schema non vive più. E questo era in fondo il messaggio che La Pira voleva dare, e lo dà da una città e facendosi forza di queste città. La Pira ha detto, come è stato citato e come disse lui stesso nel ricordato convegno delle città gemellate di Parigi, se non è possibile unire le nazioni. Altre volte lui diceva, perché molte volte si ricordano le battute di La Pira togliendo dal contesto, ma le battute di La Pira erano sempre, diceva, poi come è anche tu poi sostanzialmente scritto nella Costituzione, che non è certo un fatto estraneo alla Pira: scusi, lei l'ha mai visto una città? L'ha mai visto uno Stato? Quando diceva le città, nessuno può dire che non esiste le città, che non, Firenze è una, o Firenze o Roma o Napoli o Montevarchi, cioè esiste un'individualità delle comunità territoriali, grandi, piccole, belle, brutte, piene di storia oppure recenti, e invece quando uno comincia a parlare di stati, il discorso è diverso. Ma non è un'astrazione questa, perché Firenze esisteva quando non esisteva l'Italia. Firenze esisterà quando esisterà, non lo so, l'Europa invece che l'Italia, oppure quando ci fosse stata la secessione, come qualche momento si è parlato, e l'unità d'Italia fosse tornata indietro. Non a caso è famosa il suo modo di dire, che poi ci ha avuto molti episodi: siamo nella Repubblica Fiorentina. E non era una battuta. E non era una battuta, perché la Repubblica Fiorentina è un elemento costituente della storia e quindi dell'identità di Firenze. Se poi i fiorentini, o chi interpreta i fiorentini, come nel caso suo, ne ricorda la storia e quindi ne ricorda anche il significato, oppure lo dimentica, questo è un altro discorso. Ma siamo nella Repubblica Fiorentina vuol dire che Firenze aveva delle caratteristiche diverse
dalle altre città e quindi poteva dare un contributo anche ulteriore. Non è che questa diversità fosse una diversità di tipo divisivo, poteva essere una diversità che portava un contributo. Ora basterebbe pensare a quello che si sta discutendo senza fare grandissime considerazioni, alla situazione di cui si sta discutendo di Milano, che ha superato la prova dell'Expo, interpretato come si vuole, giudicandolo come si vuole, o di Roma, che sta affrontando i problemi della capitale, o delle città, anche di molte città francesi, che non hanno affrontato il problema delle periferie e si trovano con le risposte delle banlieue, per individuare come le situazioni delle città siano le situazioni dei protagonismi e dei protagonisti delle varie realtà territoriali. Quindi questo discorso si pone naturalmente con le difficoltà di una situazione come quella che abbiamo tutti salutato con grande entusiasmo quando è crollato il muro e che abbiamo visto che invece che un nuovo ordine è venuto fuori un nuovo disordine. E quindi è tutto da costruire e quindi in questo senso il protagonismo delle città è sicuramente interpellato. Ecco, la Pira si impegna, ce lo ricordava già il professor Pinocelio, per la pace da sindaco, partendo dalla città, ma soprattutto mi piacerebbe ricordare come la Pira avesse una visione teologica e teologica della storia, anche da profondo studioso di Agostino quale, e conoscitore di Agostino quale era. Ecco, lo stesso tema della pace acquista un significato tutto particolare nella sua visione della storia, o sbaglio? No, certamente, la pace è per la Pira, diciamo proprio per il credente la Pira, perché di la Pira se non si tiene presente la fede profonda non si capisce nulla. Per il credente la Pira, la pace che noi possiamo costruire tra le nazioni è soltanto un barlume, un anticipo dello shalom finale in cui tutto quanto sarà ricapitolato da Cristo per essere condotto al Padre. Questo è un pochettino il fondo delle cose. E attraverso questo, con tempi che non è dato a noi di conoscere, perché chiaramente non possiamo fare delle previsioni, la Pira non faceva l'indovino. La Pira però aveva la capacità profetica di anticipare che, indipendentemente da tutto, malgrado le incertezze, malgrado i problemi, malgrado le guerre che ancora appesantivano le relazioni internazionali, il mondo inevitabilmente va verso la luce e non verso le tenebre. Ed è paradossale in qualche modo che questo stesso discorso lo fece Chu Enlai a Nixon in un famoso brindisi quando Nixon andò a visitare Pechino. Nixon nel suo brindisi magnificò la potenza degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, e Chu Enlai con molta gentilezza, però in ogni caso, signor Presidente, ricordi che la storia va verso la luce e non verso le tenebre. Questa frase alla Pira naturalmente piacque moltissimo. Ecco, in questo senso le città sono le protagoniste e non gli stati. Perché, come diceva Matulli, giustamente, gli stati passano, ma le città restano. Gli stati, in questo finalismo teleologico, le città saranno sempre le protagoniste. Gli stati, i confini che sono in gran parte artificiali o comunque, anche se sono naturali, sono qualcosa di transitorio, a quel punto saranno completamente svaniti. Ecco, continuo un attimo a dar noia al professor Primicerio. Siamo a parlare di La Pira, sindaco, siamo a parlare di pace, di anniversari, non possiamo non soffermarci a ricordare il viaggio di pace di La Pira a Hanoi. Quest'estate ho avuto occasione di ascoltare l'ambasciatore Sica, che appunto ci parlava della grande intuizione di La Pira di muoversi come sindaco, quello già ci raccontavano i nostri ospiti, e ci faceva notare che in questa grande intuizione ci fu anche la piccola intuizione
di utilizzare un allora giovane e sconosciuto Mario Primicelio, che fece un po' da battistrada al viaggio di La Pira. Sì, diciamo che la ragione per cui La Pira fu accompagnato da me, che a quel tempo avevo 25 anni, un bel po' di anni fa naturalmente, perché giusto appunto proprio in questo novembre è stato il 50° anniversario del viaggio di La Pira, e la mia presenza accanto alla Pira fu semplicemente determinata dal fatto che in quel momento c'era stata la crisi della giunta Lagorio, che era stata eletta, diciamo, tra virgolette, per non eleggere La Pira sindaco. Però era andata rapidamente in crisi e c'erano ancora le trattative per i partiti, tra i partiti, per cercare di dare a Firenze un'amministrazione, cosa che non fu possibile, tant'è vero che poi venne il commissario, il dottor Monarca. Ecco, in quel periodo le persone più esperte, le persone più navigate, le persone che forse avrebbero potuto svolgere molto meglio il compito di quanto lo potessi svolgere io, erano impegnate in queste trattative. E naturalmente la ragione per cui ci andai io fu questa. Però a questo proposito forse non è inutile ricordare che certamente La Pira teneva molto a poter essere nuovamente sindaco di Firenze, ma ciò nonostante, dovendo scegliere tra stare a Firenze, tra virgolette, a presidiare il momento della trattativa e ad andare da noi ad impegnarsi per qualche cosa che non lo toccava da vicino, non ha dubbi, sceglie di andare da noi e non di restare a tutelare il proprio interesse personale. Quindi questo è un fatto estremamente importante. Ora, se posso fare un po' di autopropaganda, posso anche dire che tra qualche settimana io finalmente, dopo 50 anni, mi sono deciso a scrivere un librettino in cui racconto. Tra l'altro ho trovato in casa, rovistando tra carte eccetera eccetera, il diario che tenni in quei giorni, cioè proprio il diario scritto perché La Pira aveva detto bisogna mantenere memoria. La memoria di questa cosa. Io ho scritto qualche cosa per introdurre, per contestualizzare il testo, il tutto, ma sostanzialmente ho riportato quelle cose, a volte abbastanza ingenue, perché scritte da un ragazzo, ma insomma comunque secondo me interessanti, perché finalmente insomma in qualche modo compie un dovere che molto spesso tanta gente mi aveva rinfacciato della mia mancanza, a cominciare da Pino Arpioni, dalla Fioretta, eccetera. Bisogna che tu scriva, io che ho sempre detto sono un analfabeta, poi finalmente ormai è arrivato a un'età veneranda, ho deciso, vabbè, insomma, prima di morire bisogna che questa cosa la faccia. Bene, a questo punto direi che possiamo considerare esaurita la sezione storica di questa puntata e possiamo rivolgere il nostro sguardo più al presente e magari al futuro. Per farlo prendo spunto dai titoli delle sessioni del convegno di Firenze. Il titolo della prima era sotto forma di domanda, e questa stessa domanda la rivolgo ai nostri ospiti. Le città sono pronte per costruire un mondo diverso? Caciolo. Sì, più che pronte, le città sono idonee per costruire un mondo diverso, sono adatte per costruire un mondo diverso, sono gli strumenti principe per poter intraprendere cammini concreti verso la pace, perché nella città si esprime ciò che a livello teoretico le persone affermano. Se si parla di pace si costruiscono itinerari di pace, se si parla di sviluppo si costruiscono condizioni di sviluppo. La Pira usava i termini dei luoghi della città, la fabbrica, la chiesa, la scuola, ecco i luoghi in cui si costruisce qualcosa. La città è idonea, è il laboratorio della pace, cioè è lo strumento che l'umanità ha per instaurare la pace. Non è solo un accordo fra democrazie, ma è una crescita di un tessuto ordinario, di persone, di relazioni, e soprattutto perché la città è il luogo più vicino e che si coniuga immediatamente con la persona.
cioè è uno di quei corpi sociali che l'articolo 2 della nostra Costituzione dichiara, in cui si realizza e si perfeziona la personalità della persona, cioè si sviluppa la personalità umana e con essa tutte le potenzialità che la persona ha, le relazioni familiari, le relazioni sociali, le relazioni di lavoro, le relazioni economiche, ecco, tutto ciò che poi coniuga sotto diversi aspetti la dimensione della pace. Senza le città la pace non si costruisce. Non per niente oggi le città sono attaccate, non solo per la valenza mediatica dei luoghi che rappresentano, ma anche proprio perché è il luogo in cui si esprime la qualità della convivenza civile. Ecco, io credo che le città sono idonee, sono strumenti essenziali perché la pace oggi possa essere costruita, non teoricamente ma concretamente. Ma sono pronte a farlo? Questa è la domanda che ci veniva fatta. Ogni città dovrebbe porsi la domanda per capire qual è la propria vocazione. La Pira parlava chiaramente di vocazione di ogni città, anche perché la assimilava proprio a una persona. La persona è un corpo organico, la città dovrebbe diventarlo, e la città è pronta nella misura in cui si costruisce come corpo organico, cioè in cui passa dalla roccaforte arroccata nelle mura delle città murate fiorentine, le nostre città, San Giovanni, Castelfranco di sopra, Terranuova, sono le città arroccate, no? Cioè, le città cinte da mura, a luogo aperto, città sul monte, avamposto della storia. Chiaro, in questo si gioca la sfida per le città, in questa si gioca la sfida per le amministrazioni, in questo si gioca la sfida per le comunità, perché la città è realmente la prima, dopo quella familiare, quella immediata, la prima realtà in cui si costruisce questa dimensione della relazione armonica fra le persone, fra i corpi sociali, fra i soggetti che compongono la vita civile in un paese. Posso fare ancora l'avvocato del diavolo? Certo. Diciamo, certamente, questo è un dover essere. Certamente la città dovrebbe essere il laboratorio della convivenza, cioè il laboratorio dove si sperimenta la convivenza. Ora, troppo spesso le nostre città, ma diciamo è un pochettino una deriva pericolosa a cui bisogna opporre resistenza, bisogna contrastare, sono invece i luoghi dove maggiormente si manifestano gli egoismi, cioè dove non soltanto c'è il muro che circonda la città, ma poi c'è il muro che circonda il quartiere, la casa, la strada, i numeri pari contro i numeri dispari, eccetera, eccetera. E il compito della politica, e questo secondo me è proprio la grande sfida, che si sperimenta nella città, ma che è poi un qualche cosa che riguarda le comunità più ampie, il compito della politica è proprio riuscire a far capire, a promuovere il fatto che il bene comune non è semplicemente e non può essere la somma dei beni individuali o delle singole componenti, ma è una sintesi fatta a più alto livello. Ecco, quando la politica abdica da questo suo compito, non è più politica, quindi non è più costruzione, perché politica, giusto appunto, significa la costruzione della città. Quindi la politica in qualche modo deve aiutare la città a scoprire quella che dice Cagioli, scoprire la sua vocazione, e coltivarla. È bionivoca, cioè la politica deve aiutare la città deve aiutare la politica, cioè c'è uno sforzo delle istituzioni che devono aiutare il corpo sociale a configurarsi. Io ora sto promuovendo necessariamente la fusione di due città in un unico comune, e è un processo estremamente interessante, ma anche estremamente impegnativo, perché i corporativismi, i campanilismi, gli egoismi talvolta, ma I protagonismi come ecco diceva Beppe, ma sostanzialmente il compito dell'amministrazione è quello di aiutare a dar forma, a creare collegamenti. Io sto cercando di intuire le strade di collegamento fra i centri che si stanno unendo, le strade tradizionali, i sentieri, e al tempo stesso però è anche la città, la politica che deve dare forma alla città, cioè mentre le istituzioni, diciamo dall'alto, poi non lo è, ma affiancano la società
e l'aiutano a promuovere questa dimensione armonica. Al tempo stesso, questo non si può fare se non c'è una partecipazione dal basso. In questo forse è la crisi delle nostre grandi città, il fatto dell'anonimato delle relazioni, il fatto che la politica non è partecipata o si fa in televisione e non in piazza più, il fatto che sostanzialmente le relazioni si frammentano. In questo è lo sforzo della politica da una parte e lo sforzo della cultura dall'altra, cioè la capacità di far crescere organicamente ciò che è frammentato. Questa è una sfida. Mi pare che il punto fondamentale, uno dei punti fondamentali, poi ne vorrei aggiungere anche un altro, è quello che ha posto Primicerio nella individuazione dell'interesse comune come cosa assolutamente diversa dalla somma degli interessi individuali. Questo è il problema dei problemi. E si potrebbero fare 12.500 esempi. La mia esperienza fiorentina è stata l'esperienza legata alla tranvia e aveva tutti gli interessi individuali contro, poi si sono tutti riconosciuti. C'è stata una grande affermazione, secondo me, di cultura politica, il riconoscimento che c'era una cosa che non era al servizio di uno più uno più uno più uno, ma era al servizio della città. E questo è, lo dico avendola vissuta in prima persona, perché è la materializzazione di un concetto molto importante che diceva Primicerio. Questo ragionamento trova ora degli ostacoli particolari che sono di due ordini. Uno è il dominio della comunicazione e quindi il dominio della comunicazione interpersonale, per cui l'importante è sapere che cosa vogliono i cittadini e gli si dà la risposta. Ma i cittadini non possono che volere la spezzettatura degli interessi, perché funzione della politica è proprio guidare a dire: guarda, il tuo interesse è questo, ma è un interesse più generale a cui poi ti dovrai trovare, non è che sia contro gli interessi individuali, ma la ricomposizione degli interessi individuali. Fare la tranvia voleva dire trovarsi della gente che diceva: ma io la mattina prendo il 27 e quando ci sarà la tranvia cosa farò? È che non si può fare la tranvia per chi uno prende il 27 la mattina. Poi naturalmente questa persona oggi dirà: meno male che è venuta la tranvia. Ma era, quindi se non si ha il coraggio di andare oltre, e quella tendenza che c'è oggi di rispondere più alle esigenze che magari attraverso un sondaggio si vanno a chiedere, vuol dire rimanere fermi come minimo, se non tornare indietro. L'altra grande sfida che hanno le città oggi, che differenzia le città di oggi dalle città di 50 anni fa, è la globalizzazione. E il fatto che la globalizzazione abbia fatto diventare alcuni interessi dominatori a livello generale. Firenze oggi mantiene, e non potrebbe essere diversamente, le testimonianze del passato, quelle che sono consolidate nel Duomo, nel Battistero, in tutti i monumenti e in tutta la conformazione della città. Ma quelle che erano le caratteristiche, diciamo così, se si potesse usare, non so se si possa chiamare il software della città, cioè le caratteristiche dei negozi, non è che siano modificate, perché questo è inevitabile che si modifichi, ma stanno uniformandosi in tutte le città. Omogeneizzando. Questo è l'aspetto grave, perché questo vuol dire che c'è dietro un interesse che si sta che è trasversale e che finisce col dominare l'atteggiamento anche delle città, omogeneizzandole da questo punto di vista rispetto a interessi che sono normalmente interessi economici e finanziari, che costituiscono un'ulteriore sfida alla città. È chiaro che questi interessi sono interessi dominati da una competizione a livello globale di cui non c'è bisogno nemmeno di parlare. Ma le città si trovano caricate non più soltanto del problema di essere testimonianze di una comunità che esprime aspirazioni, che è una cosa molto importante, ma anche a tener conto del fatto che poi ci sono interessi più generali che mettono le mani, l'occhio, l'obiettivo, eccetera, sulla città. Cosa che è più rilevante oggi con lo sviluppo della rete e quindi con la
con l'aver superato in positivo, ma anche in negativo, la dimensione spaziale e anche sotto certi aspetti la dimensione temporale. E aver dato... Scusi, dottor Matulli, stiamo per mandare la pubblicità, ci vediamo tra qualche minuto e riprenderemo a parlare del convegno di Firenze. Bentornati al Segno 7, questa sera stiamo affrontando il tema unire le città per unire le nazioni. Questo nel 60° anniversario del convegno dei sindaci delle città capitali che si tenne a Firenze nel 55, nel 50° anniversario del viaggio di La Pira a Hanoi e anche prendendo spunto dall'attualità con il convegno che si è tenuto a Firenze il mese scorso, appunto in ricordo del convegno dei sindaci delle città capitali. Stavamo un po' discutendo con i nostri ospiti su quello che è il ruolo della città nel mondo moderno, per anche sotto l'aspetto di mediazione della pace, di costruzione della pace. Già stavamo parlando un po' della globalizzazione, di come la globalizzazione va a influenzare quello che è il ruolo delle città, della politica. Nelle città. Prendiamo ora un altro aspetto, il discorso del dialogo interculturale. Quindi siamo in un mondo globalizzato, le nostre città sono sempre più globalizzate e quindi vediamo anche organizzazioni sociali che vengono a convivere a stretto contatto. Ecco, come un amministratore, chiedo i nostri ospiti sono stati o sono amministratori di città e paesi, quindi mi rifaccio proprio alla loro esperienza. Come un amministratore può contribuire a mantenere il dialogo interculturale vivo all'interno della propria città? Ma innanzitutto ponendo l'amministrazione al servizio dei corpi sociali, cioè c'è stata spesso una visione della vita sociale strutturata con la prospettiva che l'amministrazione era colei che dava struttura alla vita sociale, ma la vita sociale è molto più ricca di un assetto amministrativo e compito dell'amministrazione è quello di osservare, comprendere, capire le specificità, orientare verso orizzonti e obiettivi e soprattutto intessere relazioni. Tuttavia è essenziale che questo non lo faccia in maniera dirigistica, ma lo faccia cogliendo la ricchezza delle diversità che in una città esistono. E le diversità sono non solo quelle essenziali a livello personale, ognuno è diverso, ma anche le forme di convivenza civile che si articolano all'interno di una società. Quindi cogliendo le diversità si può essenzialmente rispettarne le caratteristiche e al tempo stesso orientarle verso l'interculturalità. Lo dico questo in relazione alle esperienze dei nuclei sociali che all'interno di una città si configurano, delle appartenenze religiose, delle realtà aggregate, le più diverse, delle etnie che talvolta si compongono in senso omogeneo di persone che arrivano dall'esterno. Delle volte ho visto i filippini in piazza Santa Maria Novella trovarsi la sera insieme per identificarsi e mantenere una loro, diciamo, relazione pur provenienti da situazioni diversissime, forse non conoscendosi fino ad ora. Ecco, compito dell'amministrazione è proprio quello di creare luoghi e momenti di confronto, di dibattito e di qualificata convivenza a partire dalla scuola, che indubbiamente è il luogo in cui le diversità si confrontano nel momento in cui si forma la personalità del ragazzo. In questo è importantissimo che le nostre istituzioni scolastiche e nelle nostre città siano sempre più luoghi di tolleranza, luoghi di dialogo, luoghi di promozione dell'interculturalità, nella consapevolezza che nella interculturalità si forma il cittadino. E si forma il cittadino a cogliere quelli che sono i valori e le caratteristiche di una convivenza articolata, plurima, non omogenea. Molto spesso si è considerata la vita sociale e considerato l'orizzonte di una vita sociale quello di creare l'omogeneità, ma
Beppe ha detto molto bene, ha parlato di omogenizzazione. Ecco, questo è un fenomeno che impoverisce la realtà civile di un paese, la realtà civile di una città. La città è di per sé plurima e non per niente la Pira parlava delle città, non solo della città. Partiva dalla sua esperienza fiorentina, ma parlava delle città come esperienze plurime che si confrontavano. Per esempio diceva, questo convegno delle città capitali vede teoricamente, cioè idealmente riuniti tutti i sindaci del mondo, nella loro diversità di espressione, nella loro diversità di appartenenza. E poi diceva, pensate a quanto è ricca la presenza nel confronto fra i sindaci, per esempio, delle città che vengono dai territori della povertà, perché comunicano consapevolezze che molto spesso nella società del benessere non si hanno così vive, anche nell'amministrare, quindi aiuta l'interculturalità anche a trovare un asset amministrativo, un asset di vita amministrativa più aperto, più disponibile, più capace di cogliere la complessità della vita civile e sociale. Ecco, Enzo Caccioli rimetteva bene, puntava il dito sul fatto che la globalizzazione non può essere una omogenizzazione, una uniformazione. Ecco, i recenti attentati di Parigi ci pongono proprio anche di fronte al tema dell'integrazione. Tante volte dall'estero tutti anche vogliono farci la lezione a noi italiani, guardate come funziona bene l'integrazione. Indipendentemente dalle polemiche, quindi il tema degli immigrati, come le città possono avere e debbono avere un ruolo di primo piano per la loro integrazione? Come, professor Primicerio, come le città possono muoversi per vincere le sfide aperte dai fenomeni migratori e dall'afflusso di rifugiati, in modo da metterne a frutto pieno eventuali potenzialità? Ma è un tema molto difficile, è un tema molto difficile perché è un tema totalmente nuovo, specialmente per noi in Italia, voglio dire, l'arrivo degli immigrati è stato molto più rapido e molto più improvviso e forse in parte anche più inatteso che per esempio in Francia o in Inghilterra, dove l'afflusso dai popoli delle colonie era già da molto tempo. Quindi è sicuramente un problema difficile, però è un problema che va risolto. E va risolto un po' quello che diceva Enzo un attimo fa. Il discorso è, noi dobbiamo arrivare addirittura a superare il concetto di tolleranza. La tolleranza è un punto di partenza, ma ci vuole qualcosa di più. Ci vuole rispetto e ci vuole curiosità. Ci vuole consapevolezza che dal contributo di altre culture noi possiamo arricchire noi stessi, dal dialogo noi ci conosciamo meglio anche noi stessi, quindi è un qualche cosa di importante che dobbiamo imparare a utilizzare al meglio. Ripeto, è una cosa difficilissima e devo dire anche che proprio per la ragione della globalizzazione un po' noi siamo presi un po' dalla paura di questa globalizzazione che finché restava fuori in fondo la sopportavamo anche, ma quando ci arriva sotto casa diventa realmente un problema. Quindi è una sfida importante che viene, ripeto ancora una volta, la politica oggi ha di fronte a sé delle sfide colossali, difficilissime, e non si può svilire la politica semplicemente diceva prima Matulli, no? Non si può governare, cioè fare finta di governare con i sondaggi di opinione, non si può governare accarezzando la pancia dell'opinione pubblica, bisogna in qualche modo avere il coraggio anche di qualche cosa che sul momento non porta voti, sul momento non porta consensi, ma che alla lunga paga. Quindi un problema molto complicato, però un problema assolutamente ineludibile. Senza questo noi ci ritroveremo
forse non oggi, forse neanche nell'immediato futuro, però con lo stesso problema delle emarginazioni e delle... Ora, pensate per esempio alle grosse polemiche che sono venute fuori e vengono ancora fuori quando si tratta di costruire una moschea in una città. Insomma, è un dato di fatto. Dice sì, ma in paesi musulmani non ci fanno costruire le chiese. E intanto facciamo il primo passo noi. Noi abbiamo dei principi, cerchiamo di metterli in pratica. Ma per esempio questa iniziativa che è stata lanciata prima dal sindaco Nardella e presa subito dall'imam di Firenze, di dire alcuni imam rappresentativi giureranno fedeltà alla Costituzione italiana, secondo me è un gesto che dal punto di vista pratico non è niente, ma dal punto di vista simbolico è una cosa estremamente importante. Bisogna in qualche modo spingere le persone a dire, di fronte alle due pulsioni fondamentali che noi abbiamo, che da una parte è la paura e dall'altra è la speranza, a puntare sulla speranza e non puntare sulla paura. Spes contra spem. Spes contra spem. Noi abbiamo di fronte, io mi ricordo che un tempo quando parlavamo di politica con certi ragazzi che non ne volevano sentir parlare, dissi, quando vi trovate di fronte a un politico, voi dovete, c'è una caratteristica che dovete subito capire. Se lui cerca di pigiare sul bottone della paura, abbiate una certa prendete le vostre distanze, perché il politico che vuole pigiare sul, e purtroppo ne abbiamo avuti e ne abbiamo tuttora, e ci sono alcuni che proprio lucrano su questa cosa. La politica, se vuole essere politica vera, se non vuole essere semplicemente un modo di conquistare il potere, è qualche cosa che deve educare alla speranza e riuscire a superare la paura. Ecco, di nuovo mi appello alla vostra esperienza amministrativa. Se penso ai gemellaggi, confesso che la prima cosa che mi viene in mente è Don Camillo che implora Peppone di benedire il trattore russo. Ma è ovvio che il gemellaggio non è solo partecipare alle rispettive sagre. Nella vostra esperienza di sindaci, che rapporto avete o avete avuto con i gemellaggi? Matulli? Ma io sì, no, ne ho avute anche insomma anche diversi. Io avendo avuto esperienze da Firenze a Marradi, quindi ho avuto due situazioni completamente diverse. Però questo, ecco, per esempio, il gemellaggio con Mauthausen è stato una delle cose più interessanti, perché intanto porre il problema di un gemellaggio con Mauthausen vuol dire affrontare un problema molto serio, e cioè Mauthausen è la città che tutti conosciamo, ha ospitato un campo di sterminio. Quando c'era il campo di sterminio, gli abitanti di Mauthausen giravano la testa dall'altra parte quando arrivavano i vagoni. Cioè le testimonianze di chi veniva portato a Mauthausen era che uscivano dalla stazione e finché non arrivavano, chi è stato a Mauthausen lo ha presente, finché non arrivavano alla salita verso questo castello che praticamente li toglieva dalla vista di questa città, che poi è un paese, i cittadini facevano finta di non vederlo, e i tedeschi naturalmente, le SS, ne approfittavano, perché era appena fatta la curva che cominciava il terrore, cominciavano le botte eccetera, in modo che fosse tutto molto, molto chiaro. Quindi io devo dire che quando la prima volta dico Mauthausen, poi Mauthausen c'ha un sindaco, ora in questo momento, ha avuto quindi amministrazioni, che hanno fatto la battaglia contro l'aspirazione, che pure è un'aspirazione legittima, no? Se, io dico sempre, se un giorno, non so, una in aereo si trova una persona vicina, scusi, lei di dov'è? Sono di Mauthausen, uno si trova subito in qualche modo imbarazzato. Però, e quindi la gente di Mauthausen aveva poi la legittima aspirazione, comprensibile, non tanto il castello lassù, eccetera, ma attorno a Mauthausen c'erano dei luoghi
terrificanti, no? Forni crematori distribuiti. E quindi c'è la vita di oggi che avviene vicino a dei luoghi che sono le testimonianze più terrificanti. E quindi una città, ecco, questa è un'altra bella esperienza, una città che mantiene questi segni, che pure sono dolorosi, non sono piacevoli da tenere, e però lo tiene perché ritiene di avere il dovere di mantenere la memoria per tutto il mondo, non soltanto per se stessa, è una città che quindi ha meritato e merita questo tipo di riconoscimento. Quindi io, quando ero a Firenze, mi dedicai a questa, andai anche a Mauthausen per questo motivo, e poi mi dedicai a questo gemellaggio per questo motivo, cioè ci deve essere un significato. Ecco il protagonismo delle città, non perché è, ma anche per quello che la città esprime e che noi in qualche modo possiamo aiutare a esprimerla in questa direzione. Ecco, e i vostri cittadini riescono a vedere nei gemellaggi un'opportunità culturale da sfruttare? Cacioli? Ma io potrei, allora, io sono sindaco da un anno e mezzo, quindi ho un'esperienza molto particolare e molto limitata. Noi abbiamo un gemellaggio per esempio con la città di Lorme in Francia, vicino sotto a Lione. Credo che da ogni gemellaggio se ne può trarre solo delle ulteriori consapevolezze. Cioè il gemellaggio ti porta sempre e comunque a un ampliamento degli orizzonti e delle acquisizioni in consapevolezza. Un esempio molto semplice, Lorme è un distretto minerario di acciaio e carbone che nella nostra zona aveva una situazione simile. Santa Barbara qua per la produzione di energia con la lignite è stata un'esperienza particolarissima. Nel momento in cui noi abbiamo ricostruito la storia di questo distretto, abbiamo visto che con la guerra mondiale le acciaierie e tutta la metallurgia rifiorì nella produzione di armi, rifiorì nella produzione di macchinari, e la popolazione ne ebbe un grande beneficio. E allora una consapevolezza, ma non sarà che la guerra, essenzialmente siamo io e te che abbiamo un figlio e lo mandiamo a morire insieme al figlio di altri per garantirci la pensione, poi torna e ne facciamo un eroe, non torna e ne facciamo una lapide. Ecco, volontariamente o involontariamente la storia, e questa consapevolezza è venuta anche nel confronto con i francesi, la storia insegna che molto spesso accanto alle immagini come il patriottismo, l'eroismo e l'amor di patria, ci sono indubbiamente delle forme di demistificazione che devono essere necessariamente messe in atto. Questo, il confronto fra diversità e fra similitudini nel contesto dei gemellaggi appare, perché si coglie sempre ciò che la diversità di esperienza, e una città è sempre una storia, è sempre un cammino intergenerazionale, è sempre un passaggio di consegne, è sempre, come dicevamo prima ricordando il discorso di Lapira, un passaggio di beni e una trasmissione di beni ad altri, quindi è un itinerario. Ecco, questi gemellaggi aiutano a allargare le nostre visuali e a percepire proprio che il cammino comune c'è, a differenza delle diversissime condizioni molto spesso che esperienze diverse di amministrazione, esperienze diverse di vita sociale, esperienze diverse, sto pensando ai nostri gemellaggi con l'Africa, ai nostri gemellaggi con altre esperienze, quelle balcaniche come abbiamo messo in atto, ci possono aiutare. Anche la diversità ci rende più consapevoli sempre. Bene, ci stiamo avvicinando alla conclusione. Vediamo un attimo di tirare le somme. Lapira, sindaco, Firenze. Quando Lapira è sindaco, Firenze vive una stagione del tutto particolare, di cui i convegni dei sindaci delle città capitali sono indubbiamente un frutto.
un'esperienza che nasce da una lettura della storia che può avere una sua attualità, lo dicevamo all'inizio, ma riguardo la sua ripercorribilità è un'esperienza, quella segnata dalla pira, veramente che potrebbe essere fruttuosa oggi. Se sì, con quali aggiornamenti, professor Primicerio? Sì, diciamo che il rischio è sempre quello di voler imitare una cosa in un contesto diverso. Molto spesso mi capita che di fronte a certi avvenimenti qualcuno, qualche giornalista mi telefona e dice: ah, professore, che cosa direbbe oggi la pira? Ecco, sono domande che non hanno senso. Domandiamoci piuttosto che cosa diciamo noi che abbiamo letto la pira, noi che abbiamo ascoltato la pira, noi che siamo stati vicino alla pira. Quindi giustamente la domanda che lei mi faceva è: che cosa possiamo prendere noi da questa esperienza? Beh, io credo che, malgrado che abbiamo, diciamo, 50 anni non passano in vano, e specialmente i 50 anni che ci separano dal 1965 o i 60 che ci separano dal 55, che hanno visto veramente il mondo completamente cambiato. Però ciò nonostante ci sono ancora alcuni punti importanti da considerare, alcuni li abbiamo evocati in tutta questa nostra conversazione, e un altro ancora, sempre tornando al discorso dell'importanza dei gemellaggi e anche della paura della globalizzazione, un discorso che fece la pira quando nel 1964 andò a firmare il gemellaggio con Filadelfia. Disse: vedete, i popoli pesano in funzione della loro storia, e il peso che hanno gli Stati Uniti è così importante, è così grande, anche perché è la somma dei pesi di tutti i popoli che lo costituiscono. Quindi l'importanza dell'integrazione è un'importanza che finisce per essere un vantaggio di chi opera questa integrazione. Quindi questo tipo di rapporto, questo tipo di arricchimento, farsi arricchire dal contatto con l'altro, è un qualche cosa che rimane. Certamente un'altra cosa che dobbiamo imparare da quella stagione, anche se certamente nessuno di noi ha la statura che poteva avere la pira, è quella di riuscire a cogliere le novità. Cioè, noi dobbiamo riuscire a sapere quello che il Vangelo dice: non si può mettere il vino nuovo negli odri vecchi. Dobbiamo essere capaci di attrezzarci a risolvere problemi totalmente nuovi con metodi che non sono i metodi vecchi. Oggi vediamo che di fronte a un problema assolutamente nuovo, che è quello del terrorismo così diffuso e così polverizzato, diciamo, con delle azioni spot, si pensa di poter rispondere con un metodo che è il metodo più vecchio e più antico del mondo, cioè quello della guerra, che non risolve assolutamente niente. Cioè, io certamente non ho la ricetta per risolvere le cose, però di una cosa sono sicuro: che se vogliamo risolvere un problema nuovo, dobbiamo essere capaci di attrezzarci con metodi nuovi, e dobbiamo ricercare, e dobbiamo studiare, e dobbiamo pensare. Oggi, tante volte, per la fretta di fare, si rinuncia a pensare. Questa è un'altra delle gravi rinunzie di cui si rende colpevole la politica. Penso sia una lettura che trova d'accordo anche il dottor Matulli, questa del dover riaggiornare, comunque di non voler riproporre le cose. Sì, io farei una, essendo assolutamente d'accordo, farei una ulteriore osservazione sulla profezia lapidiana, cioè sulla individuazione, pur nel dopoguerra, quando ormai la dimensione spaziale non era ancora quella di oggi, non c'era ancora il protagonismo della Cina, dell'India, eccetera, però era già, anzi, c'era la centralità dell'Atlantico, l'aver sostenuto la centralità del Mediterraneo, nel senso
che si vede bene, chi va a Pozzallo capisce tutto, capisce meglio tutto il discorso di Lapire, no? Perché questa centralità del Mediterraneo, che poi lui riconduceva ad un dato fondamentale, che è venuto puntualmente in scadenza, anche se lo era già, e cioè l'unità della famiglia di Abramo. Questo discorso di Lapira è il discorso fondamentale, almeno io l'ho capito così, che l'ha guidato un po' sempre, no? Quello che diceva prima Primicerio, no? Nonostante tutto si va verso la luce, cioè si va, come diceva lui, va verso il mondo, va verso l'unità, e lui lo sostanziava nel fatto che l'unità del mondo era l'unità della famiglia di Abramo. L'unità della famiglia di Abramo è la fine, naturalmente, il superamento dell'anti-ebraismo, insomma, della discriminazione razziale nei confronti degli ebrei, ma soprattutto la ricomposizione fra i figli di Abramo, cioè fra Israele e Ismaele, quindi fra il mondo islamico e il mondo giudaico-cristiano, che sono figli dello stesso padre Abramo. Questo fatto è oggi di un'attualità sconcertante, perché il terrorismo è all'interno del mondo islamico, non è l'Islam contro qualcuno. Quindi se noi, però si nutre di un tipo di contrapposizione che rischia di essere l'elemento a cui tende il terrorismo per dire noi siamo quelli che rivendichiamo quello che abbiamo sofferto dal colonialismo, eccetera, eccetera. Ora, se si capisce che il dato fondamentale è questo qui, e quindi siamo esattamente al contrario del contrasto di civiltà, questo significa affrontare il problema non evitando la paura, ma col realismo che ti fa valutare le preoccupazioni che ci sono, ma anche le prospettive che da queste possono nascere. Prego, Enzo. Sì, io credo che dobbiamo trovare intuizioni nuove. Io ho fatto un'esperienza qualche anno fa su Firenze con l'intuizione, io credo la piriana è una presunzione, però è importante, di far parlare i ragazzi sull'attuale contesto internazionale, organizzando due incontri toscani dei bambini cristiani, ebrei e musulmani. Primo in Palazzo Vecchio, il secondo alla Fortezza d'Abbasso. È stata un'esperienza unitiva unica, perché ha portato, eravamo nel 2005, quindi con tutta la comunità islamica fiorentina in situazione di compressione enorme dopo i fatti delle Torri Gemelle, ha portato a una forte capacità di dialogo, di confronto e di interazione fra le varie esperienze religiose del contesto fiorentino. Io mi ricordo i 1200 ragazzi in Palazzo Vecchio, sono stato un forte coinvolgimento innanzitutto delle autorità civili, c'è il sindaco, c'è il presidente della regione, la provincia, e contestualmente della realtà cittadina, vedere le mamme iraniane nel 2005 sfilare con i bambini le carrozzine dall'Annunziata a Palazzo Vecchio fu un fatto importantissimo, e capire cosa ha portato questo, cioè un dialogo costante fra i responsabili delle principali istituzioni religiose della città e i responsabili delle istituzioni civili, in fondo alcuni dei due protagonisti di questo sono stati il Rabbino Levi e il Zedin El-Zir, ecco, da questo punto di vista è stata un'esperienza. Quindi io non credo si tratti di ripetere esperienze, sono d'accordissimo con te Mario, esperienze già vissute come déjà vu, no? Si tratta di trovare strade nuove, e probabilmente davanti a noi ci sono tante strade nuove. Questo la ricerca che ci diceva il professor Primicelli, una ricerca che deve sempre continuare. Mi dispiace interrompere qui la nostra chiacchierata, perché siamo giunti al termine della puntata. Ringrazio gli ospiti, a loro, a ricordo della loro partecipazione, regalo un volume che ci ha offerto dal Museo della Basilica di San Giovanni Valdarno. Ai telespettatori ricordo le repliche di questa puntata sabato alle 17.30 e domenica alle 12.15. Inoltre potrete rivedere la puntata, come le altre di questa stagione e delle precedenti stagioni, sul nostro sito www.segno7.it.
Non mi resta che darvi l'appuntamento la settimana prossima. Nella nona puntata di questa 30ª edizione parleremo del Trenino Sant'Eldero Saltino insieme a Nicola Vittum, Maria Teresa Ghinassi, Emilio Terenzi e Massimo Pandolfi. Bene, di nuovo ringrazio gli ospiti, vi auguro una buona serata, un buon rientro a Firenze e arrivederci a tutti. Grazie.